Ci siamo, il premio di Venanzo sta per celebrare il clou della manifestazione, giovedì, venerdì e sabato, giorni davvero pieni di appuntamenti. Cominciamo con giovedì 6 ottobre. Sì, alle 17:30 nella sala dell'Arc ci sarà un ricordo di Ennio Flaiano, che Ennio Flaiano è stato uno dei più grandi scrittori del Novecento, a cura di Simone Gambacorta. Alle 19:30 si va al Cineteatro Comunale con l'inaugurazione della mostra curata dall'Istituto Artistico insieme all'Istituto Zooprofilattico e a Teramo Nostra. Alle 19:45 c'è il film Blu Cobalto del nostro concittadino. Quest'anno faremo un omaggio a Gianfranco Fioredonate, che è stato uno dei creatori di Blob, un nostro concittadino. Oltretutto ha avuto anche il papà, che è stato un grandissimo partigiano che ha combattuto a Bosco Martese. E subito dopo c'è un corto che parla del dramma dell'Ucraina. Si conclude la serata con? Si conclude con il Conservatorio Braga, con il maestro della Marina Militare, e in più c'è la chicca, che il nostro maestro Franco Antonio col pianoforte, che eseguirà alcuni brani. Il programma di venerdì 7 ottobre. Venerdì alle 19:50 c'è il film Il lupo e il leone. Dopo c'è subito dopo il concerto a cura dell'Istituto Nazionale di Studi Musicali Cicognini, De Sica e Fellini in musica.